Allora, avevamo questa qua da leggere. Praticamente la fotografa era andata in questa grotta e aveva fotografato delle antiche pitture rupestri che raffiguravano delfini, però nella zona non c'è l'oceano e al tempo al quale risalivano queste pitture, l'oceano era ancora più lontano, quindi era impossibile che l'uomo di Neanderthal avesse visto l'oceano, quindi si pensava che fosse la prima documentazione delle CA. Vediamo. Hartmann, un anno fa. Le pitture rupestri rappresentano una preziosissima finestra sulla vita dei nostri antenati. Ci raccontano la loro vita e le loro esperienze. Alcune sono rimaste conservate qui nel nostro continente, anche se purtroppo la maggior parte è andata persa nelle voragini, nei void out. Si pensa che le pitture rupestri più antiche risalgano ad almeno 64.800 anni fa, ma si trovano, o forse si trovavano, in Europa. Cosa ne è stato, mi domando? Anche quelle sono state annientate? E se così non fosse, le caverne che le contenevano ora sono invase dalle CA? E l'Europa esiste ancora? Temo che queste informazioni fondamentali siano ormai perse per sempre, ma sto divagando. Ah, allora quindi non sanno come sta messo il resto del mondo? Queste prime pitture sono probabilmente opera dei Neanderthal. Erano grezze rappresentazioni di creature quali cervi, bisonte, cavalli, inframmezzate da impronte sagomate di grosse mani. C'è chi sostiene che queste fossero le firme dei pittori primitivi. E se invece fossero la raffigurazione delle impronte delle CA? E se i nostri antenati avessero cercato di dirci qualcosa, di avvisarci di qualcosa? O si tratta forse di una teoria troppo fantasiosa? Troppo fantasiosa. L'intervista alla fotografa. Un anno fa, madre della fotografa. Non è passato tanto tempo da quando noi tre ci siamo trasferiti in questo rifugio. Prima vivevamo in città, finché mio marito non ci disse che dovevamo andarcene. Mi sembrò così insistente che non pensavo avessimo scelta. Non potevo prendermi cura di mia figlia da sola. Mio marito diceva che non se ne poteva più della vita in città e non riuscivo a dargli torto. Certo, la cronopioggia no non era un problema e neanche le CA, ma posso capire che una vita comoda e sicura possa diventare soffocante. Nostra figlia sarà anche felice e sana, ma noi siamo l'eccezione. Praticamente nessuno fa più figli oggi. Non ci vuole una sfera di cristallo per prevedere in che direzione sta andando il mondo. Mio marito dice che siamo destinati a estinguerci e nessuno sta facendo nulla per evitarlo. La gente preferisce infilare la testa sotto la sabbia e aspettare che la tempesta passi. Se non capiamo il Death Stranding e sistemiamo questo mondo, siamo spacciati. Mio marito lo dice spesso. Forse è solo un tizio con una macchina fotografica, ma almeno sta facendo qualcosa e così via. Ora è fuori per una delle sue solite indagini. Ci rimane a secco. Di recente ha iniziato a portare con sé nostra figlia, insegnandole a scattare foto di rocce, graffiti, cose così. Sono felice che passino del tempo insieme. So che è positivo per la sua educazione, ma comunque soffro quando se ne vanno e mi lasciano qui ad aspettare e a pregare che tornino a casa sani e salvi. Una vita sicura e agiata può diventare soffocante. Va bene, allora io credo che dobbiamo fare solo una missione prima che ci ridiano Bibi. Non voglio sembrare insistente, no? Però sia per una questione affettiva che per una questione di gameplay io lo rivoglio. Lo rivoglio adesso. Ok, ragazzi. Allora, prima di tutto gli consegniamo il criptobionti giocattolo, che credo sia per il figlio. Sam Bridges, there's someone we need you to deliver a package to. She's a strange bird. Lives even higher up in the clouds than we do. And the research she's doing? Well, it's out there and then some. And we're talking straight up occult stuff, though she wouldn't be very happy hearing me say so. And she claims she's delving into the mysteries of Guardate the che torna il cosmo cosmos. ancora. Anyway, I found this rock out in the mountains with a handprint on it. And when I mentioned it to her, she got all excited. I honestly don't know what kind of close encounter she thinks it signifies. But I was wondering if you could bring it to her for me. And joining the UCA has opened my eyes to a few things. Like how there are all these people out there trying to make sense of the Death Stranding in their own way. And sure, her ideas may sound like the ravings of a lunatic to me, but they clearly mean something to her, and I'd like to help her out. Okay. With your assistance, that is. You'll find an official order on the terminal.
Trasportatore esperto. Trasportatore d'élite. Siamo la nostra stella, come bella. Ordini per Sam. Allora, la consegna del frammento di pietra alla spiritualista. Andiamo a vedere. Ce l'ha dipinta come una pazza, però. Ah, però. Vabbè, noi siamo un trasportatore d'élite. 100 kg non sono niente per noi. Sam. It's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. No. Slowly but surely, it's creeping closer to us here in Mountain Knot. At least that's what I think, but I can't see it. Not with the naked eye. But the data doesn't lie. It's the same temporal phenomenon that you told me dropped you in the war zone. I told you. But that wasn't. The Cupid's limiter can handle most chiral spikes, but we didn't plan Ma for sì, è evidente che condivide another i ricordi con cell. I told you la sorella. It was the same as before. Mama, is that you? You got me, Sam. It's been a while. But not really. Mullingen, Machna, we're the same. Si sono tipo fuse. One body, one mind, one being. There's no point in trying to draw a distinction. Not in this world. We're all connected. Remember that. Order assigned. Io ho paura di quella tempesta, perché se arriva, secondo me, succede di nuovo quella cosa. Che andiamo in quel mondo strano. No, non picchiare la moto, Sam. Allora. Pessima idea prendere la moto, ma sapete com'è? Anche se è pessima, io lo faccio lo stesso. Credo che sia roba troppo fragile quella che stiamo trasportando. Non vedo niente, ragazzi. Non vedo niente. Aspettate. Vediamo, No, non ci credo, ma questa è proprio una tempesta, è difficilissimo muoversi. Già siamo in salita, in più c'è il vento. Io mi sono fatta una strada per evitare le rocce. Oddio. Ma forse è quello di cui parla lei. Se mettiamo le previsioni possiamo vederlo? No.
Ok, sta passando un po'. Vedo, forse non serve. Non vedo niente. Grazie Montanaro. Aspettate, perché prima abbiamo ricevuto anche un'altra. Allora, Montanaro dice: fai attenzione alla tempesta. Si perde il senso di riorientamento, non si riescono a vedere le distanze, può usare la mappa per pianificare il percorso, esattamente quello che abbiamo fatto. Invece, il dottore ci ha scritto: i legami ci tengono in vita. Il terminale medico e la biostampante sembrano funzionare correttamente. Ora la moglie del Montanaro dovrebbe essere in grado di ricevere le cure necessarie, grazie al cielo. Sapevi che è stata la mia dolce metà a progettare quei due dispositivi? Il terminale medico sfrutta le tecnologie degli ologrammi, mentre la biostampante è stata assemblata usando stampanti chirali già esistenti, con la differenza che questo modello è capace di sintetizzare medicine e composti organici. Un tempo alla mia compagna piaceva la vita di città. Ci lavorava come ricercatrice, ma quando le proposi di trasferirci qui per fornire cure mediche ai prepper, fu felice di seguirmi. Una vera fortuna. Perché i prepper non possono sopravvivere in completo isolamento. I legami tra noi ci rendono più forti, ma tu questo lo sapevi già, non è così? Siamo quasi, la vedete? Dobbiamo, credo, solo superare quell'altura. Sì. È tosta la vita del corriere. Con tutto sto vento e sta neve ci manca solo Crying Wolf. Eccola qua. Guardate, vive sotto una roccia. Vediamo. Spiritualista. Sam Bridges, I've been expecting you. The Mountaineer told me all about you. This handprint you brought me, or stencil, as I prefer to call it, is a vital clue. It hails from an era long before the dawn of human history. I'm going to date it and lay bare the cause of the Death Stranding. And when I do, all the secrets of the cosmos shall be revealed. Okay. Did you know this mountain used to be a pyramid in ancient times? It's true. You won't find a place closer to the beach than this. To the wellspring, a source of untold power. How else do you think that chiral network of yours works? But I digress. Show me the stencil. Thank you. It's in excellent condition. Quei voli che gli ho fatto fare non l'avrei detto. E vai. Intervista alla spiritualista. Se non ho ben capito la storia della piramide, quindi vorrei leggerla subito. Now I have everything I need to date the stencil. Once I have my results, I'll share them with you and your colleagues at Bridges. You've done a good thing, Sam. If you find anything else, be sure to bring it straight to me. I'll be waiting. Ok.
Sam, sì? It worked. BB-28 is in excellent condition. No evidence of lingering attachments or homesickness either. Ma sta allungando la manina. Memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. I was hoping to return it to you as soon as possible, but I don't want to. I mean, I do, but it's a little more complicated than that. What? We've got a problem. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field, and now I find myself unable to return. You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Let's meet there. Okay. Sta per succedere un disastro, un disastro. Nella baita. Ragazzi. Aspettate. Il Montanaro, abbiamo avuto un bambino e tu ce li hai i guanti morsa? Abbiamo appena dato il benvenuto a una nuova vita su questo mondo. Hai provato a usare i guanti morsa? Se prendi l'equipaggiamento e cominci a scivolare? Sì, grazie. Li sto usando. Ragazzi, è un, cioè, veramente un disastro. Quello è di nuovo un wormhole. Io lo chiamo così, è un wormhole. Oddio, sta per succedere di nuovo. Ci ritoccherà. Ma certo, nel trailer si vedeva del toro con Bibi nella città della prima guerra mondiale, quindi può essere che venga risucchiato anche lui. Magari si vedrà la scena del trailer. Corriamo, Sam. Però non c'era Sam nella scena del trailer. Perché mi ricordo che Kojima aveva detto che ogni singola cosa che era stata mostrata nei trailer ci sarebbe stata in gioco. Quindi anche quella è per forza una scena in game. Eccolo là. Quello no? Sam, te la senti di fare questa discesa? Corri Sam, corri. Oh mio Dio! Cioè, proprio lì dovevamo incontrarci? Lontano, era il posto dove dovevamo incontrarci. Ci sono tutti i granchi che volano e le balene. Sì, lo sta risucchiando. Sam no, però. No, perché a me è sempre venuto il dubbio che in quella parte interpretassimo del toro, ma non credo. I bibi, ponte tra i morti e vivi, c'era scritto. Sam dov'è finito? Invece lui è stato risucchiato. Deadman è stato risucchiato con Bibi, mi sembrava avesse Bibi. Ero troppo sconvolta per notarlo. Eccolo, sì. Sì, è la scena del trailer.
Non ho capito, il cordone lo collega a se stesso? Cioè, io pensavo che lo collegasse allo Dradek quando attacca Bibi, no? Invece non lo collega a se stesso. E lui non ce l'ha allo Dradek. Cioè, gli esce proprio dal cordone umbilicale. È davvero un cordone. Io l'ho capito adesso, cioè sono sconvolta. Ricordo quando ho visto per la prima volta questo trailer che non ho capito niente. Non è cambiato tanto in realtà. Ma mi sa che Deadman non farà una bella fine però. Forse è solo questa scena. Che simbolo hanno lì? Soldiers. The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Una seconda. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB. He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. Hang on.
I can see a tower through a hole, a square tower, right above my position. Gotcha. I'll find it. Search for a sewer entrance. Oh dear. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. He'll lead him straight to you. Oh boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect. Now. Already done. Troppo tardi. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam. It's not easy being me. No wife, no children, no friends. And so I sought solace. Sought company in the dead. Over time, I made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. You're very special, Sam. Oh, non mi lasciare, Deadman. Oddio. Non mi lasciare. Mi dispiace aver detto che eri falso. Stiamo calmi. Io prendo tutto. Qui ci sono i soldati, ma noi li passiamo attraverso. Allora, ha detto che c'è una torre. Detto bianco. Vediamo se ci sono cosine da raccogliere, magari. Sacca di sangue, la prendo volentieri. Oh mio Dio. Lì c'è un tram. Mi è finita una granata addosso e non sento più nulla. Sono diventata sorda. Ok. Sicuramente qua ci sarà pieno di cosine carine da trovare. Magari c'è qualche easter egg. Sarebbe molto carino. Però durante la prima run voglio seguire l'istinto di sopravvivenza, che mi dice corri. Corri, Sam. Sacca di sangue, granata fumogena. Adoro queste parti comunque. Io sono molto appassionata della seconda guerra mondiale. In realtà mi... Ma la città sarà la ricostruzione di una città in particolare? Scusatemi se non la riconosco nel caso. Siamo caduti. Possiamo più uscire. Ok, siamo nelle fogne. Puoi utilizzare lo Dradek in modalità torcia. Oh! Che cosa carina! L1, bussola. Usa la bussola. Stiamo andando sud-est. I ratti. Ma sarà Berlino? Cos'è?
Ma c'è... La bambola? La bambola? Oh, oh mio Dio. Granata ematica. Ci sta chiamando, arrivo. Oh, lo sento. È mio figlio, Bibi, mio figlio. Ma è una trappola, secondo me, non mi fido. L'avevano preso. No. Allunga la manina verso di me. The little one should be working again. Let me see. Oh. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. È una spiaggia per i soldati morti in battaglia. Continuano a combattere. So, do you still share memories? I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down as you get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. Da solo non so se ce la fa lui, però. Mi sta venendo un po' l'ansia. Raggiungi Deadman, ok. Quante sacche di sangue ci fanno trovare? Guardate com'è bello. Quindi dice che potrebbe essere una spiaggia di coloro che sono morti in battaglia. Sam sta andando da solo. Ancora la ragnatela. Può essere casuale la cosa della ragnatela. Lui sta lì come un ragno, vedete? Quando percepisce qualcosa si alza. Ah, però. Non ho mai visto fumare così bene nessuno. Ma perlomeno adesso ce l'hanno con noi e Deadman lo lasciano in pace. A lui è venuto mal di testa e ci hanno subito percepiti. Fucile.
Possiamo ovviamente utilizzare anche le armi. La CIA contro di loro, eh? Quando vado in paranoia è la fine. Ops, mi scusi. Eccolo qua, signorino. Aspetta. Vediamo se ti fanno... bisognerebbe prenderti per scoprirlo. Volevo prenderlo con la granata per vedere se le armi da CIA lo danneggiano, no? Oi, oi! Che fa? Eccolo lì. Hai ancora mal di testa? We need reinforcements. Move, 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 move. Per lui proprio mi tengo da parte il fucile a pompa. Vieni qua, vieni qua. Sacca di sangue. Allora, aspettate un momento. Questa la equipaggiamo. Poi facciamo un attimo, sistemiamo un attimo il carico come ci è stato suggerito. Bisogno di armi. Qua. Via. Bibi. Vieni qua. Ecco qua. Senza pietà, senza pietà. Oddio, ma cosa sta succedendo? Si sta alzando tutto. We need
Non abbiamo più sacche di sangue, attenzione. Oh, ma un attimo finire le sacche di sangue comunque. Probabilmente perché le prendo troppo. Prendo troppi colpi. Guarda, l'ho capito, però... Drade che ci aiuta a trovarlo. No. Dio. Via via ritirata. Ok. Quello era il Venom Snake di turno, avete visto? Oddio, ce l'abbiamo fatta. E adesso? Sembra glielo lascia. Gli ha staccato la piastrina. Sam si sta ricordando. Questi se li ricorda lui. Cercava di portarlo via comunque. Ma non ho capito, si è ricordato quelle cose perché ha sentito il battito del cuore di Cliff? O mi sbaglio? Nuova intervista raccolta. Ah, la voragine di Manhattan 1, 2, 3. Bibi. Wow, bellissime queste parti. Ma del toro? Deadman. Okay.
spento. Ma quella bambola non l'avevamo vista sulla spiaggia in un sogno? Sì. Lou. How's little Lou doing? Ha iniziato a chiamarlo per nome anche lui. No response. Well, look at that. The child's taking a shine to me. Oh. Manda i cuoricini a lui. So I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. Ha perso il bambino. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. Il bambino che stringeva sulla spiaggia mi aveva fatto pensare che potesse aver perso un bambino, ma anche come si comporta con my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial. Grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. Oh. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it. Because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. It wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. Oh, se l'hai portata. US issue. Cosa c'è scritto? Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see.
Clifford Duncan. I looked him up in a database. Found a match. He was U.S. Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Dying for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. Oddio, c'è stato detto tutto all'improvviso. Cioè, non c'è stato detto niente per un sacco di tempo e poi ci dicono tutto così. Quindi il bimbo che si vede sulla spiaggia che lui stringe piangendo è suo figlio. Vabbè, la donna incinta della foto aveva anche insospettito, ma soprattutto il modo in cui lui si comporta con lui. Invece Clifford Unger era un soldato americano che ha fatto la guerra in Afghanistan, quindi sì, prima del Death Stranding. Che cosa? Prima del Death Stranding erano gli anni nostri, i giorni nostri, diciamo. Però non ci siamo dentro con i tempi, perché Bibi, cioè, c'è una cosa che non va. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies are Ha, all occupy the same world, but our souls, our Ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. Quindi può essere che lui, cioè quella scena in cui vede il bambino, si centri con la connessione, visto che il bambino è morto nello stesso esplosione. Poi lui è tornato in vita, però il bambino ovviamente no. Ovviamente no. Non so come funziona la storia dei riemersi, cioè qualcosa del suo sangue. Ma non credo sia genetico, tipo trasmissibile. Non si capisce perché lui è un riemerso. Da quello che ho capito, lui è anche Die Hardman è un riemerso. Infatti si chiama Die Hardman, cioè duro a morire in teoria, no? Però, allora, Lucy è morta con il bambino in grembo. Lui secondo me, sì, secondo me quella scena della spiaggia lui ha visto suo figlio sulla spiaggia. Perché dice che se muoiono nello stesso momento c'è una connessione. Ma non riesco a capire Amélie. Perché Amélie sta sulla spiaggia? Con lui? E poi non ho capito, cioè, se Clifford Unger ha vissuto comunque tempo prima del Death Stranding, che ha fatto la guerra, eccetera, com'è possibile che sia ancora giovane nei film, comunque della stessa età, nei filmati con Bibi? Non lo so, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Sam? Oh. Dai, di qualcosa, ti prego.
Allora, leggiamo un attimo questi che abbiamo sbloccato. Sono tre documenti dal resoconto sulla voragine, sul void out a Manhattan. Quello che praticamente si è verificato appena dopo il Death Stranding, non ho capito se è contemporaneo, non ho ben capito. E praticamente è morto il presidente degli Stati Uniti, che aveva come vicepresidente Bridget Strand, che poi gli ha è seguito. Allora, ma che diavolo? Furono queste le ultime parole del dottore. Allora nessuno sapeva a chi si stesse riferendo. A dirla tutta, c'erano questioni più pressanti. Il medico in questione era un chirurgo specializzato in parti cesarei. L'intervento che stava eseguendo, tuttavia, era un po' insolito, dal momento che stava operando una madre in stato di morte cerebrale dal settimo mese di gravidanza. Era tenuta in vita con la ventilazione artificiale, ma poiché la pressione sanguigna era in calo e il feto mostrava i sintomi di bradicardia, si decise di operare. L'intervento fu trasmesso ad altri ricercatori medici in una rete a circuito chiuso, quindi fortunatamente abbiamo una registrazione di cosa accadde. Stando al filmato, l'incisione fu eseguita senza problemi. A quanto pare il piano consisteva nel rimuovere il feto dall'utero e ricoverarlo immediatamente in terapia intensiva neonatale, dove avrebbe ricevuto le cure necessarie. Per farlo il chirurgo avrebbe dovuto recidere il cordone ombelicale, naturalmente. Fu questo l'attimo in cui la situazione cambiò. L'istante in cui la mano del chirurgo toccò il cordone, in quel momento pronunciò le sue ultime parole. Ma che diavolo! Quindi forse, sì, era un bibi, nel senso che era questo bambino tra la vita e la morte, ma non era stato estratto apposta, era stato estratto per salvarlo, perché la gravidanza non stava andando a buon fine. La madre era in morte cerebrale. Leggiamo un secondo. Dopo diversi test ed esperimenti si giunse alla conclusione che questo incidente fu un evento distruttivo causato dal contatto del dottore con la cosa o l'essere che vide dopo aver toccato il cordone ombelicale. Sebbene in seguito divenne palese che il dottore si stesse riferendo alle CA, all'epoca nessuno era in grado di spiegare cosa fosse la vera causa dell'incidente. Più avanti qualcuno ipotizzò che, ricreando le stesse condizioni, una madre in morte cerebrale, un feto, un cordone ombelicale, sarebbe stato possibile individuare le CA e risolvere il mistero del Death Stranding. Ok, allora, il Death Stranding c'era già stato. Una donna è finita in morte cerebrale casualmente, hanno estratto il bambino casualmente e hanno scoperto che era possibile vedere in questo modo le CA, e quindi hanno deciso di sfruttare questa cosa. Fu proprio questa la base teorica per le indagini e gli esperimenti condotti dal governo. Chiamarono i feti usati a questo fine Bridge Baby e gli esperimenti divennero noti col nome di esperimenti Bibi. Poco dopo l'inizio del programma del governo si verificò la tragedia di Manhattan. Gli esperimenti Bibi furono condotti in un edificio governativo a Manhattan con una segretezza tale che ancora oggi se ne sa ben poco. Una cosa che sappiamo per certo, tuttavia, è che gli esperimenti terminarono tragicamente, che furono responsabili della totale distruzione dell'isola di Manhattan e della morte del presidente, che stava assistendo in prima persona alla sperimentazione. Gli succedette allora l'allora vicepresidente Bridget Strand, che poco dopo il suo insediamento mise fine agli esperimenti Bibi e fece distruggere tutti i dati raccolti. Grazie alla sua guida sicura ed energica in seguito al Void Out, riuscì a controllare il caos e i disordini che si erano diffusi in tutta la nazione. Giurò di ricostruire l'America e dedicò tutte le sue forze al raggiungimento di questo obiettivo. Come risposta vennero a formarsi gruppi di separatisti che si opponevano alla ricostruzione, agendo in modo progressivamente più aggressivo. Una fazione riuscì perfino a ottenere documenti relativi agli esperimenti Bibi, e c'è chi dice che usarono queste informazioni per ricominciare in segreto la sperimentazione. All'epoca tuttavia non si sapeva di alcuna unità Bibi creata con successo, e Bibi in genere rimasero un argomento tabù negli ambienti governativi. Allora, questa cosa dei personaggi tra la vita e la morte è straricorrente. Adesso, noi abbiamo scoperto qualcosa di più sui Bibi. Quindi proprio come sono stati scoperti così per caso. Operando una donna morta cerebralmente al settimo mese di gravidanza, il dottore ha toccato il cordone e in quel momento è riuscito praticamente a vedere nell'aldilà. Ha visto le CIA. E poi è successo un disastro.
Soltanto che in tutto questo non riesco a contestualizzare il nostro Bibi. Perché se suo padre è Clifford Unger, un uomo che si è fatto la guerra in Afghanistan, com'è possibile che vediamo i suoi ricordi? È possibile che Bibi abbia tutto quel tempo? Secondo me no. Secondo me non è possibile che Bibi abbia tutti quegli anni. Poi c'è ancora questa questione della spiaggia, no? C'è stato detto appunto che chi non viene alla luce non possiede una, non può morire e di conseguenza non possiede una spiaggia, come se non avesse un'anima. E la stessa cosa l'abbiamo sentita adesso per Deadman, una storia davvero terribile, cioè tutto, ma aspettavo meno che... Ok, va bene, ce l'avevano detto che lui era fatto di organi di altre persone, ma pensavo, non so, avesse una strana malattia degenerativa che doveva continuamente impiantarsi organi di altre persone. Invece no, lui è praticamente come Frankenstein, cioè hanno formato un corpo con diverse parti e poi gli hanno dato vita. Non essendo mai venuto davvero alla luce, di conseguenza, secondo il ragionamento di Death Stranding, non può morire, quindi lui non possiede una spiaggia. La stessa cosa, non è la stessa cosa, però nel senso anche Mama era sospesa tra la vita e la morte. Ancora non ho capito bene cosa è successo. Io credo che fosse morta durante l'incidente all'ospedale. Questo credo. Ma che fosse rimasta legata a questa vita perché era collegata con sua figlia in qualche modo. Non ho ben capito. Spero che questa cosa ci verrà chiarita. Però lei riusciva a vedere le CA per questo motivo. Perché era un po' di qua, un po' di là. Capite cosa voglio dire? Perciò, secondo me, l'idea che Sam possa avere qualche legame con i Bibi è interessante. Cioè, il Bibi, continuano a dirci che è un essere proprio tra la vita e la morte. Quindi, quando un Bibi muore, che cosa succede? Che cosa gli succede? Il Bibi ce l'ha una spiaggia? Tra l'altro mi sono anche chiesta, quando noi moriamo, vediamo Bibi dentro di noi. Non riesco bene a capire questa cosa, ce lo vediamo proprio nello stomaco. Ma che cosa succede a Bibi durante, quando c'è un cratere, quando c'è un void out? Che cosa succede a Bibi? Lui muore e ritorna anche lui? Perché questa cosa potrebbe essere interessante. Lui è sempre con noi, quando noi moriamo, noi torniamo dalla spiaggia, perché sappiamo che Sam viene rigettato dalla spiaggia, no? Non può morire, non può proseguire il viaggio. Si ferma sulla spiaggia e torna indietro. Se fosse così anche per Bibi, magari potremmo scoprire che anche Sam ha un'origine simile ai Bibi. Capite cosa voglio dire? Questo potrebbe essere interessante. Non so, ragazzi, adesso io non voglio esagerare con le... Ah, ma c'è scritto dove ci troviamo sul pavimento. Con le teorie e tutto, però è molto interessante questa cosa. Controlla Lu! Non c'è più scritto Bibi. C'è un filmato? No, non di nuovo, eh. Sì, di nuovo. Ah! È sempre brutto, sempre. Quindi Lu era il nome che Sam voleva dare a suo figlio, a sua figlia. Oh. Boom. E questo cosino qua appeso dell'uomo Ludens è un po' strano, perché hanno detto che quella definizione dell'uomo Ludens può essere affibbiata solamente a Sam. Comunque avete visto che noi ogni tanto vediamo dei ricordi di Bibi? Cioè quando Cliff ci afferra, due volte è successo, mi sembra che lui, con il contatto con Cliff, o addirittura il battito del cuore, sembrava, non lo so, insomma, si ricordi cose. Cioè, non mi sembrava che fossero ricordi di Bibi, ma mi è venuto dubbio potessero essere suoi, però adesso, appunto, cercate di capirmi cosa ho appena visto, cosa sono appena stata bombardata di informazioni. Una cosa che non mi aspettavo, allora, mi è sembrato un po' strano, in realtà, che Deadman si mettesse a parlarci del nostro passato, cioè stava parlando a Sam del suo passato e lo stava spiegando un po' così, in realtà lo stava spiegando al giocatore, perché erano cose che Sam sapeva bene, visto che gli riguardano, anche se le negava, vabbè. Però non è bello sentirsi spiattellare in faccia il proprio passato così, soprattutto se è un passato così tragico. Quindi è stata un po' una scelta narrativa un po' strana, che mi ha lasciato un attimo spiazzata, perché fino a
Pochi minuti fa Sam non aveva assolutamente niente, non aveva un passato, non aveva niente. Sapendo ora che è successo questo disastro nel quale la famiglia è morta, lui invece è ritornato per via di questa, a questo punto mi verrebbe da chiamarla maledizione di essere un riemerso, addirittura ha visto magari il figlio, come ipotizzavamo, sulla spiaggia prima di dovergli dire addio, che se ne andasse, si legge il personaggio in modo completamente diverso. Mi sembra molto avanzato nel gioco per dirci una cosa del genere, perché magari la scena in cui ha tagliato il cordone a mamma l'avrei guardata in modo differente, così come la sua personalità, un po' così, contatto umano, eccetera. Vabbè, niente, mi fermo, per oggi mi fermo, non gioco più, devo assimilare tutto quello che ho visto, e il prossimo episodio ripartiamo con... facendo un po' mente locale, ragazzi. Ne approfitto per ringraziarvi per i consigli che mi date sempre sotto i video, perché stanno uscendo ma non sono molto avanti rispetto alle pubblicazioni, quindi non è che voi state guardando dei video, io il gioco l'ho già concluso, lo sto giocando nel frattempo, quindi grazie anche per non farmi spoiler, perché so che moltissime persone l'hanno già concluso, e grazie per sopportare i miei sproloqui. Ci vediamo nel prossimo video, grazie, ciao a tutti.